Dunque, questa mattina alle 11 è arrivato quel nubifragio, quella cella, supercella che è arrivata sopra Chioggia. Sembrerebbe che per fortuna non ci sono state cose particolari. Ovviamente, cosa succede? Quando arriva tanta acqua, da qualche parte deve andare. Allora, sappiate che c'è un impianto fognario importante che è stato realizzato da anni e sempre continua Veritas a cercare di migliorarlo. Faccio un esempio. Il ridotto Madonna, vi ricorderete che bastava poco e diventava un lago. Invece, già tempo che, insomma, quando anche se arriva tanta acqua, ci sono le pompe, c'è tutto quanto l'impianto che è stato fatto. Per fortuna quel problema non c'è. C'è il problema del sottopassaggio. Anche lì l'amministrazione sta studiando come fare. Probabilmente alzeranno, metteranno delle pompe perché non viene fuori dalla falda, non c'è niente da fare. Allora, qualcuno ci ha chiamato perché è arrivata un sacco di, diciamo, di fogna dentro il Lusenzolo, dalla parte che sfiora più o meno dove c'è il ponte Baden Powell. Allora, noi siamo i difensori delle cause perse, difendiamo la polizia locale, difendiamo il pronto soccorso e difendiamo anche Veritas. Ecco, non ci pagano per difendere. Qualcuno ogni tanto mi ferma e dice: ti pagano per difendere. Non è così. Allora, quando arriva tanta acqua c'è il troppo pieno, cioè praticamente intanto una buona parte dell'acqua che è arrivata è andata a finire il depuratore che poi depura e rimette in laguna, il depuratore che c'è in Val d'Arrio, ma una parte non ce la fa il sistema a assorbire tanta acqua. Il famoso megatubo che stanno facendo, anche l'altro raccordo che devono fare, dove hanno fatto quella manifestazione di protesta per gli alberi che devono passare con un tubo da 120 centimetri appunto per le acque meteoriche, i tubi sono già di 1,20 m, non possono fare i tubi di 2 m. Oltretutto ci sono dei costi di milioni e milioni di euro. Ecco, quindi l'acqua che è arrivata nel Lusenzo purtroppo è brutta e sporca, perché ovviamente quando arriva tutta quest'acqua i tubi vengono puliti, è una cosa che dispiace, ma se non fosse così, quell'acqua avrebbe allagato le strade, avrebbe allagato le case, avrebbe allagato i garage e comunque andava a finire sul Lusenzolo. Ecco, quindi con questo non è che uno non deve indicare, si deve sempre cercare di fare meglio. Sappiamo che ci sono altri cantieri e altri progetti in corso da parte di Veritas. Il famoso megatubo non è ancora stato finito di collegare per quanto riguarda l'ultima parte che da Via Mediterraneo va a finire al Brenta, ma anche quello in via di ultimazione. Tenete presente che ci sono dei paesi che non hanno cantieri, non hanno i soldi per fare i lavori. Chioggia è una città fortunata perché comunque, anche se danno disagio, ci sono cantieri tutti i giorni. Con questo non voglio dire che bisogna lamentarsi. Ecco, però il lamento maggiore io lo farei, con tutto il rispetto di tutti, verso gli amici pescatori che dicono che sono custodi del mare, però anche questa mattina presto sul Lombardo c'era un odore di gasolio che era una cosa impressionante. Ecco, quindi ecco, ognuno di noi può fare la sua parte. Cominciamo a farla quella differenziata, i sacchetti di immondizie nei posti giusti, non lasciamo abbandonati mobili dove non vanno messi, insomma, tutti i materassi, tutte queste cose qua. Ognuno di noi deve fare la propria parte.